Sono Chiara del Green Blog Verdi e Contenti e oggi mi trovo qui per darvi un rimedio infallibile contro i malanni di stagione, ovvero il miele alle bacche di rosa canina. Come si fa? Abbiamo detto che le bacche di rosa canina sono i piccoli frutti rossi, un frutto non frutto, che potremmo trovare in autunno lungo i margini delle strade oppure in campagna. Sarà necessario raccoglierlo con l'arrivo dei primi freddi e una volta che le avrete tagliate nel senso longitudinale e levato i semini e la peluria urticante saranno pronti per essere utilizzati. Le bacche di rosa canina sono ricchissime di vitamina C, ma affinché possano mantenere tutte le loro proprietà è importante una macerazione a freddo, perché con marmellate e tisane manteniamo sicuramente il sapore, però buona parte delle proprietà le andremo a perdere. E ecco a voi il vecchio rimedio della nonna, ovvero come fare il miele alla rosa canina. Che cosa vi occorre? Del miele di buona qualità, quindi che probabilmente avrete comprato da in un'azienda a chilometro zero delle vostre parti, oppure anche del miele che, se non è necessariamente nuovo, va bene anche quello dello scorso anno. Laddove il miele, essendo di buona qualità, ha cristallizzato, adesso andremo a vedere come fare. Per prima cosa tagliate le bacche e levate i semi e la peluria, dopodiché dovrete lavarle sotto acqua corrente, non per immersione, perché anche in quel caso andreste a perdere le loro proprietà. E ora venite con me. Eccoci qua ai fornelli. Che cosa vi occorre? Vi occorre del miele, le vostre bacche di rosa che avrete sciacquato e asciugato e ovviamente un pentolino con dell'acqua laddove il vostro miele ha cristallizzato. Ed eccoci qua. Basterà un pentolino con dell'acqua portata a una leggera ebollizione e mettere il nostro vasetto di miele laddove si fosse cristallizzato a bagnomaria. Entro pochi minuti il miele arriverà a una consistenza tale da poterlo girare. A questo punto lo leveremo dall'acqua, perché ovviamente vogliamo evitare che scaldi troppo la temperatura, e possiamo effettuare questa operazione. Che cosa fare? Una volta che abbiamo lavato e asciugato bene le nostre bacche di rosa, ovviamente pulite e quant'altro, noi non dobbiamo far altro che prenderle e mischiarle dentro il miele. In questo modo il miele, poi freddandosi, che cosa farà? Effettuerà un'azione di conservazione di tutte quelle che sono le proprietà delle bacche di rosa canina. In questo modo noi avremo un rimedio eccezionale contro tutti i malanni di stagione, e in più vi dico che qua, una volta freddo, utilizzato sulla pelle, avrà un grandissimo valore idratante. A questo punto non vi resta che provare a realizzare il vostro miele di rosa canina. Sarà un metodo assolutamente valido contro raffreddori, influenze e comunque sia raffreddamenti, e perché no, per cercare di ristorarvi con una buonissima tisana durante i pomeriggi invernali. In questo modo abbiamo conservato buona parte delle proprietà delle bacche di rosa, e soprattutto abbiamo anche un nuovo metodo per uno scrub naturale per la nostra pelle, da utilizzare ovviamente da freddo. Un altro modo che vi dico molto veloce per utilizzare le bacche di rosa è quello di conservare, una volta che le abbiamo lavate e asciugate, in un modo ermetico, e laddove vogliamo farci una tisana le terremo in infusione. È un metodo molto valido perché soprattutto possiamo mantenere il sapore, che comunque sarà al palato sempre molto agrumato. Vi invito a provare, a condividere con noi nuove ricette e soprattutto a seguirci sul nostro canale YouTube del Portale del Verde e sul Green Blog Verdi e Contenti. Alla prossima, ciao!